Buongiorno a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Sono sempre su Penumbra Overture e quest'oggi sono venuto qua su Penumbra Overture così per vedere come sta il mio amico Red. Mi mancava Red. Ah, come mi manca Red. Red? Are you here? Non c'è. Red? Red, dove sei? Red! Pronto Red? Cosa devo fare con questo scatolone? Tipo... cioè, a parte... boh. Una scala rotta. Cosa mi serve una scala? Qui che hai i faretti? Sì, le luci della ribalta per Bob. No. Quindi, un cono. Tipo VLC Media Player. Vediamo cosa c'è lì su. Vai in avanscoperta, cono! Ah, mi è caduto su un piede. Questa? Tipo la scala rotta là in collo. No, dov'è il super attack? Mi scusi, cerco un po' di super attack. Boom. Boom. Spaccalo tutto. Cos'è? Quando ho attivato la corrente. Bravo. Però almeno abbiamo aiutato Red. Qui saltiamo sui tavoli, cioè ci prendiamo tutte queste libertà. Adesso noi non ce ne frega un cazzo di tutti gli altri. La sostanza testata non viene bene nelle analisi chimiche con l'oxeno. Test bromo. Oddio, cos'è sta roba? No, no, questa è roba brutta, questa è roba brutta. Non guardate. È vietata ai minori di 18 anni. Oh, ce l'ho fatta! Ce l'ho fatta! Fino all'ingresso della galera. Meglio darmi un bello slancio per avere una buona presa sulla scala. Ok, dove sono le liane? Tipo così. Fail pazzesco. Ah, ma de devo anche aggrappare la scala. Cioè, oltre a lanciarmi di brutto, devo anche aggrappare la scala. Ok, riproviamo. Concentrazione. Partenza. Ah, oh, mi sono ferito pure. Ma quanto sono cretino? Allora, no, fatemi riprovare. Bob ha avuto un'idea. Lasciatelo lavorare. Ancora qualche secondo e ultimerò tutto. Ok raga, cioè, avevo detto tipo qualche secondo, ci ho messo tipo qualche secolo, no? Cioè tipo proprio... ci avrò messo tipo boh, 15 minuti, non so io. Allora, ho messo in pila queste due. E adesso con un bello slancio. Aia. Raga, non so cosa devo fare. Raga, sono nel panico. Panico! Panico! Ce l'ho fatta! Ce l'ho fatta! Sì! Sì! Cioè, tipo un manico sessuale, non so io. Sono caduto? Cioè, sono caduto... tutta sta fatica, poi sono caduto. Non dirmi che sono caduto pure di testa, ho piccato la testa. Perso coscienza per 20 minuti. No. Ok, sto bene, tranquilli. Sto bene. Oh mio Dio, cos'è? Temporale. C'è i tuoni? Sento strani rumori, raga. Costruirò quella galleria, buona idea. Oh mio Dio. Cos'è? Sangue! Raga, c'è del sangue! Umano? Spero non umano. Non ditemi che... questo è tutto ciò che rimane di Red, no! Red! Red, fermati, come un fratello! Red! Questa roba verde cos'è? Il cherosene mi è andato negli occhi. Totalmente infiammabile. Boh. Io gli darei fuoco. Sì! Ho dato fuoco ai ragni! I ragni! I ragni! Cioè, ho detto tipo, i ragni. Cos'è successo? No, sono morto come un pirla e non ho manco capito come sono morto. Figa. Ma, boh, non so come sono morto. Cioè, proprio... sono morto. Corri, brutto cretino. Ok.
I ragni non dovrebbero passare. Allora, 4 l'accendino. Ok, dovrei aver dato... Boh, io non ci vado più di là. Ok. E qui c'è una ragnatela. Now you should find yourself in the watery cave of conversation. Sì. Ciao Red, sei ancora vivo? Non eri tu quello di prima? In this tunnel for both of sakes. Be careful, not curious. Sì. I have already spoken to you about the cat. And repeating myself is not only out of the question, but out of the window and climbing down the gutter. There are spiders in the tunnels that love to suck on the human fluids. So do not disturb the walls. They are fragile like the china. Ah, dice di non disturbare gli... I muri. Questo è cretino. Cioè mi dice non disturbare i muri. Piuttosto non disturbare i ragni. Che è sta roba? Boh. Io l'ho saltata intanto. Meglio non disturbare il cherosene. Cioè, lui mi dice non disturbare i muri. Io dico non disturbare il cherosene. Credo fosse cherosene, sì, perché prima aveva detto che era cherosene di una lampada rotta. Oddio, questi sono uova di ragni. La morte è un terreno. Ma sono morto ancora come un cretino! Cioè io non capisco, a volte muoio e non capisco nemmeno come. Ok? Ok, il mio cherosene. Terremoto. Oh! Ah! Ho capito! Ah, ma no, ma c'è, arrivava una roba da dietro, tipo. Wow! Ce l'ho fatta! Ce l'ho fatta! Sì! Sono un uomo morto. Ok. Facciamocela. Ok. Ok. La guerra lampo di Hitler. Dove sono? Vai! Vai! Spiccona come non hai mai spicconato, manco in Minecraft i nerd scavatori! Ecco la salvezza! E c'è la salvezza! E gol! Io non mi lascio mai prendere il calcio, cioè non è che seguo molto il calcio, però boh, mi è venuto da dire e gol. Boh. Siamo chiusi qui. Un medikit! Ah, dei repellenti per insetti nella scatola bianca e rossa in quella stanza. Caso in cui ragni ti trovi un appetitoso. Ok, allora questa cos'è? È questa? No. Il raggio ti abbia ma aspetta, ma Red parla in terza persona di se stesso? Il tuo cervello sta perdendo fluidi. Red è ormai uscito di testa completamente, raga. È proprio dispersa tra le sabbie del tempo, mio caro Red. Il succo Gogo, che è tipo il succo Yomo. Allora, vediamo l'appunto che si è segnato. Questo si segna gli appunti. Ha scritto tre righe proprio. Oltre la recinzione sulla destra è forse un passaggio per addentrarsi in una miniera. Un passaggio lì per Narnia. Le miniere di Moria. Red mi ha parlato di una chiave del succo Gogo. Red mi ha parlato di una chiave e del succo Gogo. Paracchio equipaggiamento tutto in uso. Ma tu prendilo l'equipaggiamento. Il succo Gogo. Ah, qua cosa c'è? Spacchiamo, spacca. Ok. Intanto noi ci apriamo le way. Poi non so se poi ci vado, però intanto me le apro. Allora qui mi sa che si può entrare. Però magari aspetto ad aprire. Allora, vediamo. Medikit. No, qua c'è una chiave. Che è? Perché si apre così strano? Cosa c'è di qua? Una chiave. Secondo Red dovrei trovare anche una tanica di benzina. Deve essere qui da qualche parte. Allora, cioè, ragazzi, tu lo sai che Red è un po', come dire... Quindi, cioè, se tu dai retta a tutto ciò che ti dice di fare lui...
non so dove andremo a finire. Ma per me non usciamo vivi da Moria. Almeno uno di noi nove non se la cava. È chiuso, bloccata da qualcosa. Meglio, meglio, meglio. Un problema in meno. Porta in meno, problema in meno. E poi che c'è? Sono armato. Ah, un'altra grata. Qui cosa c'è? Razzetti. Sono sempre utili. Non ho ancora usato uno, tra l'altro, però... Boh, saranno utili in seguito. Sì. Ma sì. Qui cosa c'è? Qui sta cadendo tutto a pezzi. È tutto a pezzi qui, Non c'è un'amministrazione da cui andare a lamentarsi. Boom. Boom. Ok, speriamo di non incontrare di nuovo ragni, però qui mi sembra abbastanza pulito. Qui non c'è niente. Meglio. Una way in meno, un problema in meno. Chiudi. Qui non c'è più niente da esplorare. Vai, chiudi. Allora, dobbiamo entrare in questo condotto. Facciamo così. Così. Boom. Boom. Io sbarco. Cosa c'è di qua? Che è? Aspettate. Ho trovato, non lo so, la sala macchine. Cos'è? Cosa c'è del gas? Sì, qui c'è del gas. Che è questa roba? Non dirmi che è quella cosa che bloccava la porta di là. Fammi vedere. Ah, ok. Praticamente è tutto un giro in tondo qua. Meglio, meglio. Almeno riesco ad avere tutto sotto controllo. Mi piace avere tutto sotto controllo a me, perché... Di che mi viene paura? Sì, mi viene proprio paura. Salvataggio. Salva. Io sento le voci quando salvo. Cioè, non so se le sentite anche voi. Magari una volta vi metto l'audio al massimo. Ma si sente proprio basso, basso, basso come volume. Si sente le voci quando salvo. Beh, del resto non sono ancora morto. Funzione, ma quale? Salvare? Sì, non penso che nella realtà tu salvi. Che è sta roba? Si gioca? Yeah, si gioca! Nghe? Oh, bellissimo, che bel gioco! Sì! Sì! Sì, 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 sì! Sì, sì, sì! Sì, gli armadietti! Cos'è la Bibbia? No. Come fare gli eschimesi in scatola? Cioè lì c'è disegnato un eschimese in scatola, no? La religione degli eschimesi, ok. Lettura cristiana, vabbè, ma gli eschimesi tanto sono pochi. Sono una minoranza. No, raga, ci vediamo nel prossimo video. Qui devo giocare un po' con questo. Prima di andare avanti col gioco voglio giocarci un po' io così da solo con questa scatola, questo coso. È troppo divertente, raga, voi non potete capire. Se il video vi è piaciuto lasciate un mi piace e commentate. Se avete qualche richiesta o qualche consiglio da darmi scrivetelo tranquillamente nei commenti. Qui è Bob e ci si vede nel prossimo video.